Ciao cari amici, namaste, benvenuti a questo nuovo video. Ho appena finito di fare una settimana di ritiro one to one ad una ragazza che è venuta qui per lavorare su di sé. È stata una full immersion e un'avventura bellissima. Era da tanto che non facevo i ritiri individuali di una settimana e mi è piaciuto tantissimo, anche perché quando fai una full immersion così concentrata, così intensa, inevitabilmente crei delle trasformazioni in maniera davvero molto molto veloce. E quindi, dopo questa esperienza, ho capito ancora di più che voglio portare avanti i ritiri settimanali qui in Thailandia. Quindi, tutte le persone che vorranno venire a vivere questa esperienza sono accolte, in questo viaggio e sento che il ritiro settimanale dà davvero qualcosa in più rispetto ai bootcamp lunghi che facevamo di un mese, perché i bootcamp lunghi erano molto dispersivi, la gente, trovava spesso innumerevoli distrazioni nel corso del mese, mentre avendo una full immersion di una settimana dove non hai praticamente neanche un'ora per respirare perché sei costantemente sul lavoro su di te, avviene un cambiamento, una trasformazione e un processo di apprendimento completamente diverso. E facevo questi ritiri in Italia, li ho fatti tante volte in Egitto, ho fatto anche qualcosina qua, ma qua puntavo più al periodo lungo perché dicevo, vabbè, le persone vengono qua e non stanno solo una settimana, però ho capito che in realtà se vieni qui e fai una full immersion di una settimana, poi dopo ti puoi godere l'isola, ti puoi godere il posto, comunque rimaniamo in contatto se ci siamo trovati anche in linea, oltre al discorso coach-allievo. E quindi le persone possono venire qui e non è che vengono qui e fanno necessariamente solo una settimana. C'è chi per motivi di lavoro può stare solo una o due settimane e allora viene qui, sta il tempo del ritiro e poi può andarsene, ma c'è anche chi può dire, come ad esempio la ragazza che ha fatto il ritiro ora e che tuttora è qua e ha preso una casa per un altro mese, puoi dire ok, faccio il ritiro, faccio la full immersion e poi se mi trovo bene nell'isola, mi sono ambientato bene, eccetera, mi fermo. Ecco, quindi quello che posso dire è che un ritiro ti leva inevitabilmente dalla zona di comfort e la zona di comfort è ciò che ti limita maggiormente nell'espressione di te stesso. Tutti i doveri, tutti i condizionamenti, tutti gli obblighi, tutte le aspettative che le altre persone hanno ti limitano e non ti permettono di esprimere appieno il tuo potenziale. Una delle cose che ho fatto in questo ritiro e che secondo me è stata tra le cose più importanti e che lo facevo già nei ritiri in Italia è stato il ritirare il cellulare. Perché il cellulare è uno strumento di distrazione potentissimo e se noi stiamo lavorando su di noi e abbiamo delle persone esterne che remano contro la nostra libertà, perché la nostra libertà porta inevitabilmente a una perdita di controllo da parte loro. Quel dispositivo, quel telefono può distrarci costantemente. E quando ancora siamo molto influenzati dall'esterno, dai giudizi delle persone, dai pareri, dalle opinioni, se io lavoro su di me e poi sento il parere di questo, sento il parere di quest'altro, sento l'idea di questo, sento l'idea di quest'altro, e non ho ancora un forte potere interiore, potrei farmi deviare da un momento all'altro. Questo purtroppo è successo spesso nei ritiri di un mese, quindi magari le persone facevano un lavoro intenso su di loro con noi, poi uscivano, incontravano delle persone che non erano sane per loro e quelle persone le deviavano dal lavoro su di sé. L'ho visto anche da allieva. Io quando sono stata qua a fare la mia formazione di 3 mesi, ho fatto una full immersion e ho pensato solo al lavoro su di me, ma tante persone effettivamente si sono distratte con agenti esterni proprio perché quando hai tanto tempo a disposizione o sei
un soldato, come un po' la mia indole, o se no ti disperdi facilmente, cosa che non avviene in una full immersion, in un ritiro di 7 giorni dove non puoi avere altro tempo se non quello del lavoro su di te, perché abbiamo iniziato ogni sessione alla mattina alle 7 con la meditazione e finivamo dopo il kirtano, dopo canti o dopo celebrazioni, eccetera, alla sera. E quindi la persona finisce la giornata che è stravolta, non ha neanche il tempo di distrarsi con corpo di dolore, con dinamiche o comunque, anche se lo fa molto meno. Quindi, per chi è adatto il ritiro? Il ritiro è adatto per tutte quelle persone che vogliono uscire dalla zona di comfort, che vogliono tornare a far risplendere il potere che è in loro, che vogliono tornare a ricordarsi chi sono e che cosa vogliono davvero e che vogliono liberarsi da tutti i condizionamenti esterni. Purtroppo, la società, i genitori, l'ambiente circostante non ci permette di esprimere tutto ciò che siamo. E purtroppo, quando siamo magari un po' fragili a livello di potere interiore, le parole, i pensieri degli altri ci possono influenzare e non ci permettono di far uscire tutta la bellezza che è in noi. Abbiamo bisogno di una guida di anime che ci riconoscono, che riconoscono ciò che siamo, che riconoscono il nostro potenziale, che riconoscono il nostro potere. E nel momento in cui il nostro potere viene riconosciuto, allora può espandersi e esprimersi al massimo. Ma quando abbiamo poco potere interiore, se abbiamo un ambiente circostante di persone che sminuiscono il nostro potere, che non capiscono le nostre qualità, che non capiscono il nostro essere speciali, questo ci fa diventare delle anime con un potenziale sprecato. E spesso ci sono delle anime che hanno tantissimo potenziale inespresso a causa dei giudizi, dei traumi, delle ferite, del corpo di dolore, degli attaccamenti, delle dipendenze. Ecco, in un ritiro quello che io faccio è aiutare la persona a liberarsi da tutto questo. E una cosa che voglio dire in questo video, perché forse non ne ho parlato spesso di questo, è che noi facciamo sia ritiri di gruppo qua in Thailandia, ma anche ritiri individuali. E sono diversi nel senso che i ritiri di gruppo ti portano maggiormente a vedere uno specchio nell'altro, quello che avviene anche all'interno della nostra Accademia di Luce Online, eccetera. Il ritiro individuale ti porta a fare un lavoro specifico e su misura per te. Ed è un qualcosa di davvero molto speciale che non credo che in molti facciano, perché io l'ho visto adesso con questa ragazza, ho proprio sentito che dovevo seguirla io, perché poi a seconda delle persone decidiamo con Filippo, con altri membri del team, come muoverci, come agire, no? E con questa ragazza ho sentito che dovevo dare al massimo la mia energia, quindi era da tanto che non succedeva questo. E quindi praticamente è stata H24 con me. E ricordatevi cosa dico spesso nei video: il cambiamento spesso avviene grazie all'emanazione che una guida ti dà e non tanto a quello che ti dice. Quindi se tu stai in un ambiente che ha una certa emanazione, se tu stai con una persona, con delle persone che hanno una certa emanazione, a prescindere dalla pratica, a prescindere dal lavoro che fai, a prescindere da quello che possono dire le parole, avviene un cambiamento proprio per una questione di frequenza vibrazionale e risonanza. E questo è un qualcosa di davvero potente che può avvenire durante un ritiro, che avviene durante un ritiro. Poi, ovviamente, finito il ritiro, il nostro compito è continuare a mettere in pratica le consapevolezze che si hanno acquisito, le buone abitudini, eccetera. Posso dire che di certo è un ottimo punto di partenza. L'isola in cui viviamo è un'isola con un'alta frequenza vibrazionale. La ragazza che è venuta dopo un po' mi ha detto: alla mia mente sembra impossibile che possa esistere una vita così in pace.
sembra impossibile che le persone possano essere così serene, così tranquille. Ecco, quello che io voglio trasmettere nei video è anche questo, che possono esserci altre realtà, altre verità, altri modi di vivere. La vita non è sofferenza, la vita non è una lotta. Lo è finché scegli di sperimentare questo, ma nel momento in cui scegli di andare oltre, puoi vivere davvero nella gioia, puoi vivere davvero nell'armonia. Puoi vivere davvero nell'abbondanza, nella pace e nell'amore. Devi soltanto levare le barriere che fino ad oggi ti hanno impedito di realizzare questo. E per questo ci vuole una guida, ci vuole un percorso. Ti mando un abbraccio di luce. Se vuoi saperne di più per quanto riguarda i ritiri, ti basta andare sul mio sito deboraluce.it e clicchi nella spunta ritiri. Un abbraccio di luce illumina il mondo. Namaste.